questo onore e facciamo la proclamazione ufficiale dei vincitori. Scusa. Vorrei chiamare anche Paola Arzenati della Fondazione Isacchi Samaia che... Ma certo. Scusami Paola, ma... Buongiorno. Buongiorno. Con cui condividiamo. Allora facciamo qui un bel gruppetto. Allora, proclamiamo i tre vincitori. Va precisato che i nomi che noi indichiamo adesso sono quelli dei responsabili di progetto, quindi di colleghi, docenti, ricercatori. Poi in realtà il grant va ai giovani che verranno selezionati per svolgere la ricerca di cui adesso io darò il titolo. Allora, il primo selezionato, non c'è un ordine di merito, sono semplicemente scelte casuali, nemmeno in ordine alfabetico mi pare. Il primo scelto è il progetto di Gianluca Grimalda, che ha come titolo Effetti della violenza sullo sviluppo economico, un'analisi sperimentale. Prego professor Grimalda di venire. Ecco. Grazie. E il secondo progetto invece ha come titolo L'assimilazione occupazionale degli immigrati irregolari, comprendere il ruolo della segregazione, e lo propone Tommaso Frattini. Complimenti Tommaso, grazie. Lo voglio leggere, poi il report, ed è qui, grazie. Grazie. Anche il terzo progetto ha come oggetto una questione legata all'immigrazione. Il titolo in questo caso è L'autoimpiego degli immigrati e le pratiche transnazionali. Il caso degli imprenditori marocchini ad Amsterdam e a Milano. Lo propone Raffaele Vacca. E qui c'è il beneficiario potenziale, ciao Giacomo, allora molti auguri. Grazie, e buon lavoro, grazie. E allora ringrazio molto, grazie. Cristina Franceschi, Fondazione Samaia, e credo che possiamo proseguire con i lavori del convegno.